la prima web radio sulla birra artigianale. In alto i vostri vocali. Dec significa d'eccellenza. Presentano Marco Roberto e Francesco Calabrò. Buongiorno! Birra Dec web radio, siamo tornati! Siamo tornati, gli applausi in sala sono tutti per noi. Grazie. Tutti per te Bob, tutti per me Cala. Grazie a tutti, grazie. Allora, nuova puntata, siamo arrivati alla numero 22. Vietato mescolare la birra, una puntata schiumeggiante in cui ci saranno tante cose da dire, tante sorprese, tante curiosità, tante novità. E soprattutto siamo ritornati dopo questo periodo di latitanza che è durato un po', no? Esatto, ma torna anche il nostro grande chef Batavia. Assolutamente sì. Giornata di grandi ritorni. Esatto, quindi amanti della cucina, prendetevi la vostra agendina, carta e penna. Non dimenticatevi che a un certo punto ben specifico della puntata arriverà il grande momento di assaporare la ricetta di oggi. E sarà veramente gustosa, non vedo l'ora di provarla e assaggiarla. Assolutamente, e noi non siamo da meno. Allora, caro Bob, di cosa andiamo a parlare quest'oggi? Ma abbiamo, come tu hai ben detto, tante cose di cui parlare. Curiosità innanzitutto, news strane. Assolutamente lo sì. Lo chef. Poi cosa abbiamo? Abbiamo gli ingredienti strani. Andremo alla scoperta di alcune birre. Ormai noi non ci stupiamo più di niente dopo aver visto birre che all'acqua di mare, birre alla cacca di elefante. E insomma, andremo a scoprire al lievito dentro la barba delle persone. Sì, quindi quella, devo essere sincero, mi ha fatto più schifo che quella dell'elefante. Sì, sì, forse sì. Effettivamente. Oggi andremo a scoprire altri ingredienti. Poi andiamo a commentare quel grande video che spopola sul web, che è diventato, sta diventando virale. Sta diventando, cioè, la per strada definizione è quella. La viralità secondo me ci sta sui 100.000 in poi. Sì, esatto. Però ci siamo quasi. Però abbiamo quasi, scoperto, dai, grazie a questo video, un sacco di pagine e di amici che hanno a che fare con la birra. Esatto. E che abbiamo avuto modo di taggare adesso quando siamo andati in onda su Facebook. Faccia da Malto, che ci ha fatto anche un articolo sul suo sito, tra l'altro. Col video. E poi abbiamo i Love Birra e tanti tanti altri che non stiamo ad elencare. Ovviamente vi ricordiamo che se volete interagire con noi scriveteci direttamente sulla chat di Spreaker, sopra il volume trovate il fumettino, oppure c'è la mail, abbiamo la nostra mail. Esatto, webradio birradec@gmail.com per qualsiasi richiesta, curiosità, info, qualsiasi cosa. Noi siamo aperti a foto tutto, erotiche, a quello tutto, che volete. A esatto. Tutto, quindi se vuoi fare un video, bravo! bravo! Ecco, c'è il tormentone di questa bravo. Puntata, mi sa che sarà questo. Quindi non c'è problema, noi ti diciamo bravo e te lo pubblichiamo se è carino e se è inerente alla birra. Assolutamente. Quindi noi open mind. Open mind. Bene, iniziamo questa puntata buttandoci nel mondo delle nostre curiosità. Una curiosa. Curiosità. Bene, bene, bene. Allora, la prima curiosità di quest'oggi riguarda una notizia che ci arriva dal mondo estero, ovviamente, perché un gruppo di ricercatori, caro Bob, hanno trovato il modo per produrre la birra in un modo particolare. Tu ben sai qual è l'ingrediente fondamentale della birra. Assolutamente, l'acqua. L'acqua, bravissimo. Hai visto da poco l'intervista che abbiamo fatto l'anno scorso a Leghe, che esatto, diceva che l'acqua esatto. è la cosa fondamentale esatto. di una birra. Però, giustamente, tu potresti domandarmi, sì, tutto molto bello, tutto molto eccitante, ma se io sono nel deserto, è che lì l'acqua obiettivamente manca. Come si fa? È un problema. Tra l'altro, magari se si riuscisse mai a fare in qualche modo, costerebbe anche cara, perché giustamente assolutamente se, sì. Se dovessi magari farti portare o filtrare l'acqua di mare, se ci fossero altri metodi, magari costa. E invece male. Sì, esattamente come dici tu, qua un gruppo di ingegnosi produttori cileni, quindi il Cile, questo giro qua da pastina un po' a tutti. Ma guarda che dal Sud America ci sono cose interessanti. Se tu ben ti ricordi, c'è la lattina che si desnuda quando diventa fredda a temperatura giusta. Allora, questo gruppo di ingegnosi produttori hanno escogitato un sistema per intercettare l'acqua presente nelle goccioline sospese nella nebbia, no? Paura. Quindi nel deserto, dici, ma c'è la nebbia nel deserto? Sì, quando si va a certe temperature, soprattutto di notte, si forma quella bellissima nebbiolina tipica da deserto. Ecco, ovviamente, come tu ben sai, la nebbia è formata da acqua. Certo. Quindi attraverso reti a trama fitta che imbrigliano le gocce, le convogliano in appositi serbatoi di raccolta, si riesce a tradurre ben 24.000 litri di bottiglie nell'arco di 12 mesi. Quindi ci sta, anche perché non possono bere troppo.
perché sennò poi i cammelli non esatto. riescono più a gestire. Esatto. Ovviamente c'è una birra che nasce da questo procedimento, che è la Atrapaniebla. Atrapaniebla, che è il nome della Scottish Ale prodotta dalla città di Peña Blanca. Quindi i nostri ragazzi del Cileni hanno creato alla grande, fantastici. Ma adesso, caro Bob, parliamo di curiosità più generiche, perché... Sì, io te ne elenco 5 e tu me ne fai 4. Va bene, così siamo pari. Ci sta, te ne ci sta, già si può una. Stare, si può le, stare. Le mie sono molto più tranquille, più umili, però curiosità carine. Allora, chi non ha fatto, ben per lui, tra parentesi, il latino a scuola, no, non potrà sapere cosa stiamo andando per dire, ovvero... Il nome birra deriva dal latino bibere. Ovviamente mi dirai tu l'hai fatto latino? Sì. Quindi cosa vuol dire? Bibere vuol dire bere. Bravo. Vedi? L'hai letta prima? No, non l'ho letta prima, te lo giuro. Io l'ho fatto e non lo sapevo, però un saluto alla mia professoressa di latino con dei bei tre in passato. Lo salutiamo. Comunque, mentre la parola spagnola birra, che sai qual è? Cerveza? Bravo, deriva da Ceres. No, stiamo facendo pubblicità, no, però. Assolutamente no. Forse quelli della Ceres hanno. Sicuramente hanno preso. Copiato da chi? Mi direi tu, da una dea greca dell'agricoltura. Ah, la dea Ceres? Dea Ceres. Ah, sì. Hai capito? Dea Ceres, tona birra. Ecco, potrebbe essere una nuova bestemmia per no, i mastri di errai bestemmiano con dea Ceres. Invece, sempre con questi interventi pettinati. Sì. Tu mi dirai. Io ti dico, la zitologia cosa studia? Perché capirai che è una zitologia potrebbe studiare l'arte di stare in silenzio. Zitologia, no? No, assolutamente. Zito. Studia la birra e la sua produzione. Ah, ma con chi è con particolare attenzione agli ingredienti. Ci sono università con i controcazzi che adesso cominciano a fare discorsi per la birra. Ah, già, è vero. Bravo, abbiamo visto più di una volta. Bravo. Sì, però che noia. Dopo un po' bevi, no? Cioè. Di la birra, ma figurati se io e te dovremmo, cioè dovessimo mai aprire un'università. No, dovessimo aprire una cosa di una birreria. Un'azienda che produce birra. Ah, saremmo fottuti. Andremo in perdita dopo due giorni. Saremo sempre sversi. Esatto. Comunque, dov'è Marco Roberto? Allora, sorvoliamo su questi interventi di bassa lega, andiamo su delle cose, ad esempio il Domo Zimurgo. Chi è il Domo Zimurgo? Domo, qualcosa a che fare con la casa, secondo me. Domo, domus. Bravo. Vedi che è? Domo Zimurgo. Bravo. Chi si prepara la birra da solo in casa? Dal latino domo, casa, e zimurgo, colui che pratica la zimurgia. La scienza dei processi di fermentazione. Ah, quindi abbiamo trovato finalmente la parola italiana per di homebrewer. Esatto, domo zimurgo. Il modo del domo zimurgo. Zimurgo. Molto bene. Ok. Figata. Poi andiamo avanti. Abbiamo parlato di io e te che potremmo diventare dei master birrai. Sì. Però i primi master birrai professionisti erano donne. Davvero? Esatto. Attenzione, scoop clamoroso. Anche se in questi giorni di donne che si dedicano alla birra sta lentamente aumentando, perché poi si è persa questa cosa. E invece adesso sta aumentando. Assolutamente, anche perché abbiamo visto nel video abbiamo visto anche nel video che una posizione è dedicata particolarmente a chi con le donne vuole trovare una. Ma poi lo vedremo più tardi. Adesso andiamo nell'ultima mia curiosità, ecco. Che la queste sono molto pettinate le mie. La cenosillicafobia o cenosillicafobia con la PH è una paura, ok? Di avere il bicchiere vuoto. No. Come fai a saperlo? Ma perché ne avevamo forse già parlato? Esatto, sì, forse ne hanno già parlato. Vabbè, però non preparato. Me lo ricordo la cenosillicafobia. Però chi soffre di questa fobia può arrivare ad avere anche attacchi di panico se intravede leggermente il fondo del bicchiere. Immaginatevi. Sì, mi ricordo che ti hai detto, ecco, io ho questa fobia. Esatto, siamo tutti un po' così. Bene, io invece ve le leggo al volo 4, ovviamente. La prima è che si stima che al mondo, cioè soprattutto in Belgio. Al mondo ci sono circa più di 400 tipi di birra diversi. Si stima che la maggior parte dei quali provenga dal Belgio. Questo l'avevamo già anche letto una volta.
questa stupenda, questa curiosità, che il presidente dell'America, Barack Obama, ha la sua birra personale, la White House Honey Ale. Beato lui. Prodotta dagli chef della Casa Bianca. Molto fortunato il nostro Barack. Potremmo farcela anche noi la birra. Perché non c'è la birra, birra Dec. Di birra Dec? La birra. Salve, salve, vorrei una birra Dec. Una birra Dec è proprio bella anche lui. Sì. Vorrei una birra Dec. Media. Non devi neanche una birra. Esatto. No, una birra Dec. Poi abbiamo una piccola notizia che si collega a quello che avremo poi più tardi, ovvero che esistono birre con ingredienti assurdi, ma qua non serve che, insomma, che lo leggiamo perché lo sappiamo. Esatto. Come c'è la birra per cani al sapore di manzo, quella alla pizza e persino la Celeste Jewel Ale, realizzata con polvere lunare. Questa, questa è tanta roba. Dovevamo inserirla di là. Secondo questa. Me costa un sacco. E poi una curiosità, che la prima, tu mi hai detto le prime master birraie erano donne, ti dico che la prima ricetta di birra mai trovata risale ad ora a più di 5000 anni fa, quindi tempo penso babilonese, eccetera, esatto, eccetera. E anche a fare con il babilonese, l'ultima notizia che riguarda una delle prime leggi scritte che riguarda la birra, ovvero che il re babilonese Hammurabi stabilì che tutti i cittadini dovevano bere una razione di birra ogni giorno. Grande, grande, grande. Proponiamolo anche qua in Piemonte. Assolutamente, in tutto il Piemonte. Assolutamente. Invece di legiferare su leggi assurde, esatto, andiamo e buttiamoci su queste leggi. Va bene, prendiamoci una pausa, andiamo a farci una buona birra, sì, che esatto, non sarà o la birra sete, lunare. O sete, no, no, assolutamente vorrei la birra di cacca di Zibellino. Di Zibellino. Ci ascoltiamo oggi una serie di musiche tratte dai film. Io questi giorni sto riguardando film di Quentin Tarantino. Ci ascoltiamo questa qua, la prima tratta bravo da Jackie Brown, bravo. Street Jackie Life. Bravo, bravo Jackie, bravo. I'll play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you wanna be, and every night you shine just like a superstar. Masquerade. You dress, you walk, you talk. You're who you are.
Eccoci qua, Street Life. Street Life, una canzone perfetta davanti a una buona birra. Assolutamente, io me la sto sorseggiando proprio adesso. Una rossa, non diciamo di che marca è, per non fare pubblicità occulta. Occulta, ma ci buttiamo con questa bella golata nel nostro mondo delle news strane. Birra aperta. Le news più strane del web. Spostiamoci innanzitutto nello studio. Vai, corri, ti salgo in Eccoci qua. Ti salgo sulle spalle, visto che hai corso a due. Allora, signore e signori, entriamo nella prima notizia di oggi. Oggi diremo due notizie. La prima di carattere storico, quindi amanti della storia, a noi. La seconda invece di carattere, diciamo, giuridico, penale, legale, esatto, eccetera, eccetera. Esatto, quello dà il titolo a questa puntatona schiumeggiata. Assolutamente. Allora, la prima notizia, qua ci vuole ovviamente il nostro Piero Angela che tiriamo fuori dal nostro baule. Piero, esci? Ecco, grazie Piero, che lui viene solo qua per, insomma, dirigere la nostra orchestra privata, che è stata creata da un birrificio inglese, la Batemans, una birra per celebrare l'800esimo anniversario della Magna Carta. E questo birrificio Batemans è del Lincolnshire, si trova in questa contea che riveste storicamente anche un ruolo importante in relazione al documento, ospitandone una delle ultime quattro stesure originali sopravvissute. Addirittura io sapevo che ce n'era una originale nel museo Smithsonian, mi sembra. Non lo so, questo è una Smithsonian. Tu sei molto più navigato di me a livello di viaggi, no, ma questa birra anche delle copie. Sì, ci sono altre quattro copie superstiti, e lì in questa contea hanno realizzato questa birra per celebrare questo. Quindi molto molto bene. E poi abbiamo preso la notizia da Birra Notizie, nel nostro pusher ufficiale. Salutone. Andate poi a vedervi la foto, è molto molto carina, soprattutto se siete legati alla storia inglese o se siete degli inglesi che state ascoltando Birra Decce Web Radio. Sì, non era lo Smithsonian, scusami, forse era il British Smithsonian. British Museum, assolutamente. Con quello lì. Anche perché facciamo un po' di storia. Diciamo cazzate, esatto. Per favore. La Magna Carta, Libertatum, è stato il primo documento, giusto per fare un po' di storia, perché dicessimo che cazzo è la Magna Carta. No, giustamente, è il primo documento con cui il re Giovanni Senza Terra, Giovanni senza tetto poi è diventato, ma Giovanni senza terra, famoso del cartone animato di Robin Hood, riconobbe i diritti dei feudatari della chiesa delle città inglesi e di tutti gli uomini liberi, e quindi fu scritta nel 1215, quindi ovviamente 800 anniversari, e quindi lei è considerata il primo documento fondamentale per il riconoscimento dei diritti universali dell'uomo. Ah, però incredibile, incredibile. Invece la notizia, quella sulla Virginia, vedi che io mi sposto in America. Vai, cambio la musica, mettiamo qualcosa di un po' più, no, stronzeggiante. No, questo non mi piace, metti Little Green per favore. Ah, ok, vai, sparaci la news. Eccola qua. Mi sposto in America, paese secondo me molto bello, non ci sono mai stato però ho visto qualche fotografia in giro. Esatto, no, mi stanno simpatici gli Americans, sì. Comunque, Virginia. Allora, premettendo, dobbiamo fare una piccola premessa. La Virginia è un paese che comunque è dato anche dal nome. Esatto, è ricco di donne. È molto austero, come diciamo, ha tante leggi restrittive. Un po' bigotto, possiamo dire. Ah, un po' bigottino. E appunto, essendo così tanto restrittivo, andiamo a parlare di una birra, di una legge, scusate, che riguarda la birra. E il consumo di alcol. Perché ovviamente, in generale, la Virginia ha leggi molto restrittive in tema di consumo di alcol. Certo. Perché ovviamente tutte le nazioni americane, come anche queste in Europa, è perfettamente normale mescolare alcol. Okay. Se no, scusa, fare un Negroni. Esatto. Come fai? Puoi mescolare l'alcol? No, mescoli l'alcol. Invece, in Virginia no. Non puoi mescolare la birra con altri cocktail. Ah, questo è interessante. Interessante pensare a questo, perché penso al nostro video, che di cui poi parleremo, in cui c'è una tipologia di persone, esatto, che chiede, esatto, appunto un cocktail con la birra. Esatto. E quindi in Virginia sarebbe stato arrestato. Esatto, seduta stante, cioè preso e portato in gattabuia.
Molto interessante. Quindi ragazzi, se volete andare, avete programmato un viaggio in Virginia e avete idea, avete l'ambizione di farvi un cocktail alla base di birra, scordatevelo. A parte che io già qua non conosco cocktail alla base di birra, ma al di là di neanche quello, neanche io. Però potremmo guardare, esatto, e farlo come una prossima curiosità. Perché no? Perché no? E questo cosa, poi concludo questa news un po' strana, perché ovviamente se tu volessi fare un sacco di ascoltatori hanno annullato le proprie vacanze. Esatto, ma guarda che sta andando molto il cocktail della birra, birra e vodka. Fai lo sciottino dentro, dentro e bam, e butti tutto. Quindi comunque già non si potrebbe. E aveva scoperto questa cosa, questo problema, i ristoranti spagnoli. Ah. Okay? Perché loro volevano preservare la purezza della birra e anche del vino. Beh, io ti dico del vino perché? Perché in Spagna cosa va di gran lunga? La sangria. Bravo. E nella sangria ovviamente non c'è solo il vino, ma c'è anche qualche inserto alcolico che in questo momento non mi viene in mente. Esatto, esatto. E quindi loro, per salvare la sangria e non tanto per doganare i cocktail a base di birra e whisky, e quindi hanno cercato di risolvere la situazione, di preservare questa cosa. E allora la domanda che facciamo prima di buttarci ad ascoltare la seconda musica di quest'oggi: Mastri Birrai, siete favorevoli a mischiare la birra con altri cocktail anche per accentuarne il sapore, o siete dei puritani che avete piacere di gustare la birra così come mamma l'ha fatta? Se siete, non siete conservatori di così conservatori, esatto, diciamo, di primo avete periodo, qualche cocktail, no? Che secondo voi potrebbe si può essere coordinare bene birra e alcol, super alcolici in genere, mandateci una bella mail. Sì, e noi lo proveremo sulla nostra pelle, sì, più e più volte. Esatto, più esatto, e più volte nella stessa ora. Esatto, esatto. Poi dopo non ci ricorderemo più come sarà. Esatto. Però ma potremmo documentarlo con un video e metterlo nella sezione video. Molto sezione, bene. E poi ti chiederò: stai facendo il video? Sì. No, io, perché tu fai il video. Cala, ma stai facendo il video? Sì. Bravo! Esatto. Ci prendiamo una pausa. Ci andiamo ad ascoltare invece questa qua, una colonna sonora, musica tratta dalle Iene. Questa qua era la scena del taglio dell'orecchio. Questa è Stuck in the Middle with You. Ma quindi stai mettendo una canzone delle Iene? Sì. Bravo! I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you pounded, you're a selfish man. And you're
qua. Stuck in the middle with you. Torniamo. Poco tempo. Poco tempo, perché solo una piccola descrizione del grande chef Batavia. Sì, esattamente. Anzi, non di lui, perché di lui l'abbiamo già fatta. Del piatto. Ma del piatto, faranno. E poi io voglio ascoltarmelo, prepararmelo e mangiarlo. Assolutamente. Allora, chef Batavia oggi ci porta nella sua cucina, ovviamente, come tutti i mesi, e ci fa una ricetta, ci fa un petto di pollo con brie e pecorino in birra bionda, in una salsa di birra bionda. Quindi una grande cosa. Come sempre, noi vi facciamo sentire lo spezzone audio in cui lui si sente che armeggia, i rumori, il friggere e il cuocere della carne, che è stupendo. E questo, per farvi venire l'acquolina in bocca. Ma voi, come chiunque, non capite bene. No, assolutamente. Perché non capite bene, buon cara? Non capite bene perché serve una visione anche di quelli che sono i passaggi, ma soprattutto di quella che è l'arte incredibile di questo chef, di come taglia, come arrotola, come frigge, come fa saltare le cose. Quindi sono ricette sempre molto semplici, molto tranquille, velocissime. Da preparare. Questa è leggermente più lunga a livello di tempi, non di durata della ricetta, a livello di tempi, perché bisogna cuocere un petto di pollo, ma per il resto semplicissime, che però vi faranno fare un gran figurone. Quindi noi vi rimandiamo non solo alla della puntata, esatto, della puntata, ma al nostro canale YouTube. Hai video. Quindi voi guardate il video, esatto. Di Nicola Batavia, e fate la buona ricetta, mangiatela, così i vostri partner potranno dirvi: mazza, quanto sai cucinare bene, come sei bravo. Birra in cucina, mix a little bit for the recipe. Ciao a tutti, benvenuti, ci ritroviamo qua. Una cosa ancora molto semplice, una ricetta: il petto di pollo. Il petto di pollo, ingrediente, il brie, il pecorino e una birra bionda. Vigile estrema semplicità, ok, e il gusto. Petto di pollo, andate già al macellaio, ve la fate già assolutamente affettare, battere. Abbiamo messo del sale e pepe. Prendiamo dei pezzi di brie e li mettiamo dentro. Ecco qua sta la vostra fantasia, volendo potete mettere dentro anche delle verdure, degli spinaci, potete fare quello che volete. E chiudete il petto di pollo, ok? Io non metto stuzzicare niente, non avete paura al fatto che magari poi cola il formaggio, poi il fatto che cola magari potrebbe diventare anche una vostra decorazione. Olio extravergine di oliva, tassativamente molto buono. Andiamo a mettere il petto di pollo. Ci metto ancora un pochettino di sale. Deve solo esclusivamente cuocere in questo modo. A un certo punto andiamo a cucinare il petto di pollo bagnando con la birra rossa, e se è il caso possiamo finirlo anche con del brodo vegetale. Io consiglio sempre di avere del brodo vegetale in casa, sta 5-6 giorni in frigo, è comodo per voi e serve anche per la pasta, per il pesce. Noi lo usiamo per qualsiasi altra cosa. Il pollo rimane chiuso. Ecco qua, questo qua è cotto. La birra, come ho fatto in una ricetta precedente, io la faccio solo evaporare in padella. Vedete? Se la padella è troppo bruciata o troppo unta, togliete l'olio. Non deve eccedere di olio, ok? Io ho messo la birra direttamente qua perché c'è rimasta un pochettino l'acqua e la cottura del pollo. Quindi è piacevole perché si va a ridurre. Vedete adesso che diventerà poi una bella salsa. Il pollo lo tagliamo in questo modo qua. Io grattugio del formaggio e metto il pollo qua dentro, così. Così io vi sto dando anche un'idea di come servire. Questa è un'ardesia, il formaggio invece di metterlo sopra lo mettete sotto. E intanto si sta stringendo, aumentiamo un pochettino il fuoco, perché se vedete che ci impiega troppo, aumentate. Poche parole, cosa succede? Succede che gli zuccheri della birra vanno a ridursi, vanno a caramellizzare e quindi creano una pochettina di salsa vellutata, senza usare farina, astringenti, senza niente di niente. Ok? Io qua sto mettendo semplicemente, niente di difficile, della barbabietola e la sto mettendo a gocci. E alla fine mettiamo un pochettino la birra. Buon appetito, ciao! Birra in cucina, mix a little bit for the recipe. Love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind.
E qua ci vogliono degli applausi. Applausi for you. Applausi per Fibra. Allora, entriamo nella terza e ultima parte che ci porterà fino alla fine. Fino alla fine stiamo insieme ai nostri. Ah, tra l'altro, vi è piaciuta la ricetta? Fateci sapere se... Cosa ne pensate? Esatto. Per noi la vostra opinione è molto importante. Absolutely. Ma bene. Facciamo partire la sigla per... Gli ingredienti? Toh, bevi. E questo che diavolo è? Birre con ingredienti strani. Madonna! Madonna! Allora, birre oggi ce ne sono anche interessanti. Partendo da quella lì, la cosa lunare, quindi la esatto, lunare. Quella l'abbiamo però... già avuto modo di ascoltare, agghiacciante. Esatto. Bellissima però. Però andiamo a vedere quelli che ci sono oggi, perché ce ne sono due, diciamo, umili. Sì. Una invece male. Secondo me è una nel top 5. Comunque. Ah sì, dai. Parti pure te. Questo qua è la prima? Sì, bene. La prima abbiamo, signore e signori, che vi posso anche fare la voce dell'oltretomba. Abbiamo la birra alla melagrana. Amici ascoltatori, una delle pazze idee balenateci in questi giorni, ovvero Birra del Borgo ha da poco ultimato la sua etrusca, che ha tra gli ingredienti principali proprio la melagrana. Fonti molto attendibili dicono che la ricetta necessita ancora di qualche ritocchino. Chissà perché. Birra del Borgo comunque, forse perché fa schifo. No, ma poveraggio. No, però Birra del Borgo è molto famosa e pluripremiata. Grande sì, birra. Allora, invece io vi parlo della Gruitale. Sembra un po' l'oroscopo. Non so perché mi torna qualcosa. Creature sconosciute e più, ok? Sono birre prodotte senza luppolo. Ah, attenzione. O quasi. Ah. Quasi. E amaricate con una misticanza di erbe più o meno selvatiche. Aia. Il Gruit.
che riproduce parzialmente l'originale miscela utilizzata in epoca medievale nel processo di birrificazione. Oggi è una puntata che ha sapore storico. Esatto. Tra le erbe delle tradizioni troviamo rosmarino, bacche di ginepro, prugnolo, l'ottavo nano, corteccia di quercia, assenzio, l'assenzio, seme di cumino selvatico, anice, genziana, ambra, lampone, pepe, finocchio, giusquiamo. Il giuschiamo è una, no, è un'erba molto particolare. Va bene, lavanda, anice, zafferano. Anice due volte lo mettono. L'anice. Cannella e chiodi di garofano. Ah, molto bene, che bomba. Però lascerei a te l'ultima. La commentiamo assieme perché questa secondo me è quella agghiacciante. Questa è quella agghiacciante, è quella che va bene se andate in vacanza in Transilvania. Perché la garlic beer, ovvero che gli inglesi, che sono sempre grandi, si sono cimentati, signore e signori, anche nella birra all'aglio. Vedere per credere, ma soprattutto assaggiare per capire. Soprattutto limonare dopo. E voglio vedere le mazzate. Io che non però devo arrivano. Essere sincero, sono curioso. No, sono curioso. Male. Sono curioso. L'aglio male. Fa schifo, ma cioè, se ne fanno con l'assenzio, tutte queste frutte. Ho capito, ma se magari le fanno, secondo me. L'aglio. Ci sta dentro, mamma mia. Ragazzi, adesso la grande mandateci una bottiglia della cara vecchia Transilvania. Facciamo partire il sondaggione. È meglio, signore e signori, una birra fatta con il lievito maturato nella barba di un uomo? È meglio la birra lievitata fatta con dell'aglio oppure con dei chicchi di caffè che escono dall'ano di un elefante? Scriveteci quello che pensate. L'aglio, scriveteci comunque cosa vorreste provare voi e noi vi diciamo cosa vorremmo provare noi. Assolutamente. Bene, Bob, siamo arrivati al dunque. Andiamo a commentare, secondo me, e qui potrebbe starci la sigletta del video. La sigletta che del non hai, video. Però, no, non tecnico. Ce l'ho. Tecnico, no, ti devo dire la sigletta, tutto io. La sigletta del video non ce l'ho, è una bellissima musichetta che ho utilizzato anche in altri video, tra l'altro, è di un gruppo francese, Le Rameneur de Meniers. E quindi vabbè, comunque quindi, andiamo, quindi. No, ma io ti dicevo, ah, la sigla, i video, la sigla. Ah no, ma potrebbe, se vuoi, guarda, se tu racconti una barzelletta io te la prendo, in men che non si dica. Allora io ti dico, cara, ascoltami, sì. Tu non credere mai a Suave. Ah? Suave. Suave, perché? Perché Suave mente. Qua cala il silenzio, però. Qua cala il silenzio perché Suave mente. Questa battuta faceva cagare. Allora, siamo pronti per facciamo questa sorta di mini rubrichetta sui video della birra. Si gira il video sulla birra. Tutto questo perché? Perché noi abbiamo ideato nel contesto di Birra Dec Pinerolo. Esatto. Un simpaticissimo video che diciamo è contestualizzato e interessa a tutti coloro che sono nel mondo delle feste della birra. Assolutamente. Come noi. Grazie alla magistrale interpretazione di un amico, Riccardo, siamo andati alla scoperta di quelli che sono i 10 bevitori che ognuno di noi può incontrare durante una festa della birra. E noi li commenteremo adesso insieme mentre vanno. Mentre sei d'accordo, video, sì, caro sì, Bob? Sì, sono bene. Molto molto d'accordo. Bene, iniziamo. Ciao, me lo fai un birrino, per favore? Sì, guarda, però dovresti cortesemente andare alla cassa a fare i gettoni. Ah. Ciao, me lo fai un birrino, per favore? Sì, guarda, dovresti andare alla cassa, vedi dove c'è scritto cassa, a fare i gettoni. Grazie. Stasera non vado a spese, me lo fai un birrino, per favore? Va bene, però dovresti cortesemente andare a quella cassa e fare i gettoni. Grazie. E questo era il distratto. Esatto, il distratto perché ne arrivano tantissimi che non capiscono che in una festa della birra strutturata così, che sono tante, sono i gettoni. Madre, no? Nel biberon, invece che questo è raffinato. Raffinato. Veramente. Birrificio Collesi, prima era birrificio Elbo. Grazie. Non è che hai una cannuccia? Cioè, come della cannuccia. Birra? Curioso. All'ottavo posto c'è il curioso da Malastrana, birra Malastrana. Praga. Bello stand, caspita. Sicuramente queste birre l'entusiasta saranno di ottima qualità. Una birra. Con quale maestria spilla 120. Questa birra?
Sì, l'entusiasta è quello che non riconosce. Esatto, beve un bicchiere di acqua. Buonissimo. Quindi diciamo che la birra è questa. Ecco, faccia stralunata. L'indeciso, ecco, l'indeciso, sì, secondo me è anche, molto azzeccato. Anche a leggere nei commenti che sono nati poi sotto i video, nelle condivisioni, sembra quello più, diciamo che... quello l'ubriaco. In cui più si identificavano, l'indeciso è quello che gira, guarda bene tutti gli stand, ma alla fine non sceglie mai niente, continua a girovagare con questi sui gettoni in mano. Esatto. Quindi... e a volte li perde, noi li troviamo a fine serata quando puliamo, esatto, i suoi gettoni in giro dell'indeciso. E al quinto posto abbiamo Number 5. E non l'abbiamo. Allora un Sex on the Beach. Discoteca. E no, è una festa della birra. Capisco. Che cocktail avete con la birra? Questo si ricollega a quello di cui abbiamo parlato prima. Sì. Il difficile. Un po' acida. Number 4. Troppo dolce. Troppo amara. Troppo. Questo era, non va mai bene niente. E qua il provolone. È quello che ci prova con queste frasi di dubbio gusto. Mi piacciono bionde, rosse e more. E poi ovviamente si allontana, finisce andare a ballare il country. Il ragazzo, quindi. Esatto. E poi abbiamo l'ultimo, che il secondo, il penultimo è l'intenditore, quello che scruta la birra appena viene servita, assaggia la schiuma, sente il rumore delle bollicine. È bionda. Ed è tutto quello che riesce a dire. Esatto. E poi l'ubriaco dove non riesce neanche a prendere più il bicchiere. Esatto, si vede solo una mano che sbuca dal bancone. Bene, bene, e bene. E tu, caro ascoltatore, che tipo di bevitore sei? Ti riconosci in questi 10? Se sì, mandaci una mail, un commento, esatto, qualsiasi cosa, e indicaci quale sei. E se non lo sei, se ti reputi un altro bevitore, esatto, mandacelo lo stesso, sì, perché sì, chissà, esatto, che il buon caro grande Ricky, esatto, non facciamo debba di nuovo, facciamo il 10 bevitori parte 2, perché, esatto, perché no. Va bene, caro Bob, grazie di questa puntata strepitosa. Mi sono molto divertito. Era da un po' che non si faceva una puntata tranquilla, serena, esatto, senza esatto, correre. Esatto, no, niente. Grazie anche a te. Grazie di aver degustato una buona birra assieme. Così cosa adesso possiamo fare? Ringraziamo di nuovo a tutti i birrifici che hanno partecipato, esatto, al video, che esatto, abbiamo già taggati. Ringraziamo tutte le pagine che in questi giorni stanno condividendo, che stanno divulgando la cultura birraria, esatto, la cultura birra decciaria, le pagine che hanno scoperto il mondo birra decce, di cui noi a nostra volta abbiamo conosciuto. Questo qua è l'apprezzamento della birra che abbiamo appena finito. Sentite il rumore dei bicchieri vuoti che abbiamo ultimato di bere, quindi siamo pronti per goderci la serata, il weekend, esatto. Tra l'altro questo weekend possiamo dirlo che è venerdì sera, assolutamente, cioè domani. Sì, domani tutti quelli del Pinerolese caldi come dei boiler per i Barrals, esatto, questo gruppo emergente che sta suonando in giro per qualche locale in umiltà e ignoranza, di cui io faccio umilmente parte, esatto. E dove suonerete? Suoneremo al bar Da Vinci a Pinerolo. Allora tutti a Pinerolo, cari signori, Pinerolo. Attesa di cosa? Di spostarci tutti ad Asti perché per dall'11 al 14 giugno siamo lì con Birra Decci Tour. Esatto, abbiamo finito, caro Bob, è stato un piacere. Sì, un vero piacere. Cosa ci resta? Salutare i nostri ascoltatori e lanciare per l'ultima volta la nostra unica schiumeggiante sigla! La prima web radio sulla birra artigianale. In alto i vostri vocali. Decci significa d'eccellenza. Presentano Marco Roberto e Francesco Calabro.